Cercherò di essere abbastanza breve proprio perché secondo me ci dovranno essere gli interventi di tutti quelli che insieme a noi hanno partecipato a questa iniziativa. Brevemente per dirvi che Brescia se lo meritava questo Brescia Photo Festival. Brescia è una città che da tantissimo tempo è all'avanguardia per quanto riguarda la fotografia. La fotografia è uno di quei mezzi che ultimamente è presente in maniera molto massiccia in tutta quella che è la realtà culturale di Brescia. È piena di gallerie, è piena di musei ed è anche piena di fotografi. È talmente piena di fotografi che io e Luigi, che evidentemente di star fermi, lo star fermo non ci appartiene, stiamo già pensando di mettere in porto un'iniziativa che sia dedicata a tutti i fotografi bresciani scomparsi e contemporanei. Detto questo, passo velocemente a illustrarvi quelle che sono le situazioni che saranno visibili durante questa mostra al MOCA. Al MACOF, bel MOCA, giochino di parole e di consonanti e di alterni. Innanzitutto ci sarà la permanente, quella che c'è sempre stata, che sono circa 300 fotografie, il titolo è Permanente, percorsi e protagonisti della fotografia del secondo Novecento, ed è una mostra veramente molto completa su tutta quella che è la storia della fotografia italiana del secondo Novecento. C'è poi la grande retrospettiva di Giuliano Lucas. Giuliano Lucas probabilmente non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutto, è anche un assiduo frequentatore della nostra città perché tra le altre cose, insieme a Gianni Brengo Gardini, fa parte del comitato scientifico del nostro centro della fotografia italiana. Sarà una retrospettiva di circa 300 fotografie, in cui partendo dagli inizi, partendo dalle sue frequentazioni del bar Giamaica, dove è nata un po' tutta la storia della fotografia, da Ugo Mulas, lo stesso Mario Mondello, per arrivare fino agli ultimi lavori. Se Giuliano Lucas non ha bisogno di presentazione, forse un attimo di presentazione ne ha colpevolmente per tutti noi bisogno Caio Mario Garruba. Caio Mario Garruba, per gli addetti ai lavori, è un personaggio estremamente conosciuto, ma rispetto alla grande massa di quelli che si interessano di fotografie, non ha e non gode di quella celebrità di cui godono tanti altri personaggi. Caio Mario Garruba in verità è stato un fotoreporter straordinario, il maestro dei maestri. Quasi tutti i nostri grandi protagonisti della fotografia italiana degli anni 50 riconoscono in lui un grande maestro. Per raccontarvi una piccola cosa, un giorno ero con Mario Mondello e gli dissi che dovevo andare a Spoleto a trovare Caio Mario Garruba. Beh, Mario Mondello annullò 2 giorni di appuntamenti intensissimi perché voleva andare a rendere omaggio al maestro Caio Mario Garruba, che frequentò poco l'Italia. All'età degli anni 50 sposò Alla Furtunmetov, che sarebbe diventata la spalla destra del regista Polanski, e si trasferì in Polonia e da lì diede inizio a una sua carriera fotografica che lo vide protagonista delle più grandi riviste a livello internazionale, a partire da Stern fino a Life. Nel 1959 Caio Mario Garruba è stato uno dei pochissimi, forse 2 o 3, fotografi occidentali, l'altro era Henri Cartier-Bresson, ad avere accesso nella Cina di Mao per portarne a casa un reportage che fu solo parzialmente pubblicato. Ecco, è con grande soddisfazione che noi al MOCA esporremo tutto questo reportage. Sarà un lavoro completamente, nella sua grande maggioranza, inedito, e ci racconterà appunto con il punto di vista di un grandissimo maestro della fotografia quella che era la rivoluzione culturale di Mao, vista in senso politico rispetto a quella che era la propaganda di regime che anche in Italia giungeva rispetto alla rivoluzione culturale di Mao. Dopodiché abbiamo una mostra di Camilla Filippi. Camilla Filippi è una bresciana
bresciana prestata al mondo del cinema, che oltretutto fa parte anche del consiglio di amministrazione del CTB, e ha fatto un lavoro estremamente stimolante e simpatico. Per due mesi, tutte le mattine, si fotografava con il cellulare davanti a una tazza di caffè latte, vestendosi e travestendosi in maniera varia e mandando tutte le mattine con Instagram a tutte le persone che con lei erano collegate questo suo work in progress, e ne è venuto fuori un lavoro estremamente simpatico e stimolante, che sarà appunto uno di questi lavori che esponiamo. Ci sono anche tante altre mostre di cui poi vi parleranno più diffusamente interessati. Mi pare solo di voler raccontare un'iniziativa che è Give Photography a Chance, diciamo riferita alla famosa canzone di John Lennon, Give Peace a Chance. Noi desideriamo la possibilità alla pace, diamo una possibilità alla fotografia, e tutti i fotografi, senza nessun tipo di discriminazione, di selezione, possono venire ad appendere le loro fotografie. Abbiamo già raccolto quasi 200 adesioni, forse anche di più, e alla fine avremo probabilmente modo di vedere diffusamente quello che è il mondo dei non professionisti che escono dal far vedere agli amici le loro fotografie su uno smartphone o su uno schermo, trovano invece un piccolo spazio museale dove farlo vedere. Iniziativa che oltretutto vedrà la rivista Image Magazine dedicare un'intera pubblicazione a questa nostra iniziativa. Altre cose penso che possano